la vostra, diciamo, il fondamento spirituale del vostro cammino di sensibilizzazione. La frase più bella si trova nel libro di Genesi, dove dice che Dio pose l'uomo nel giardino di Eden perché lo coltivasse e lo custodisse. Questi due verbi sono di una potenza ancora oggi enorme. Innanzitutto lo coltivasse, nel senso che il creato ha bisogno della mano dell'uomo, non è un prodotto prêt-à-porter, cioè, ma è in divenire, quindi l'uomo è responsabile. E invece l'altro, che lo custodisse, significa che non è suo. Noi viviamo un errore sulla proprietà del mondo, sulla proprietà dell'ambiente, ma non è il nostro. Noi siamo qui mezzadri nel creato, non siamo i proprietari. Questo aspetto di proprietà, diciamo, è mio, ne faccio quello che voglio, ma non è così. Anche se tu hai un certificato e hai una particella, un foglio mappale tot, dove si dice tu sei proprietario di questo campo, non significa che tu ne puoi fare quello che vuoi, perché la terra non è tua. Dico terra in senso ampio, per quanto concerne il pianeta, e poi in senso, diciamo, parcellare, per quanto riguarda il mio giardino, il tuo vigneto, il tuo castagneto. L'impegno del Vescovo di Avellino al fianco delle associazioni ambientaliste tutte, anche perché lei ha consigliato di evitare frammentazioni che comunque ci sono tra le associazioni della nostra provincia. Non è il vescovo come persona, ma è il vescovo in quanto rappresentante della Chiesa, che incoraggia anche in margine al magistero del Papa Francesco l'assunzione di responsabilità rispetto all'ambiente da parte di tutti. Ecco, per quanto riguarda la nostra verde irpinea, cosa si può fare di più per tutelare questo patrimonio molto prezioso che, come ha detto giustamente lei, anche in estate ha vissuto un periodo difficile per gli incendi? E facciamo in modo che resti verde e quindi all'insegna della speranza che sia accogliente e che ci rendiamo conto che abbiamo una responsabilità rispetto a quelli che verranno dopo di noi perché possano godere degli stessi agi che noi abbiamo ricevuto da questa meravigliosa cornice. Quello che lamentano da anni queste associazioni è, diciamo, la mancanza proprio di sensibilità delle istituzioni rispetto al problema ambientale. Se la sente di fare un appello, insomma, a chi potrebbe intervenire e quindi mettere in campo delle attività di prevenzione almeno dei fenomeni dell'inquinamento? Ci sono due livelli di intervento. Il primo è sulla sensibilizzazione della base, su cui non si è ancora attivi pienamente, cioè è la base che deve prendere coscienza di questo valore, e dall'altra poi di riflesso le istituzioni a rendersi conto che l'ambiente non è un tema per pochi folli, ma un dovere e un diritto di tutti. Su questo lei ha chiesto anche di unirsi ad altre associazioni che operano verso lo stesso obiettivo, diciamo, ha detto è più facile così. Certamente, altro essere in 10, altro essere in 100, altro essere in 1000, e poi la frammentazione non aiuta l'intervento politico e di pressione che pure bisogna fare, quindi sarà il caso che queste associazioni si mettano in rete. È possibile mettere insieme il profitto delle industrie con il rispetto dell'ambiente. D'altra parte, in altre nazioni, questo discorso, penso al nord Europa, è avanti, credo, di 50 anni. Sarà il caso che ci mettiamo in corso, in cammino anche noi. Grazie. Una maglietta dell'associazione, io da membro dell'associazione, da mamma, per cui prendo con particolare
sollievo le parole che lei diceva, perché noi questa battaglia la facciamo anche e soprattutto per i nostri figli, affinché possiamo lasciare loro una situazione di vivibilità, di serenità, quella che non ci stanno facendo avere a noi in questo periodo. Però noi stiamo lottando per loro, anche per loro, per chi verrà dopo, per cui le sue parole trovano un particolare entusiasmo nei nostri cuori e nelle nostre menti. Questa è una maglietta che ha voluto fare per noi Alfredo Raimondi, che è un ragazzo di Mano Panzacchi, che rappresenta appunto le generazioni, gli adulti che per mano portano i bambini a salvare la nostra valle. Questo è un piccolo pensiero, una spilletta con lo stesso tipo di rappresentazione. Questo è per lei, affinché ogni volta che lei vorrà e potrà dire una parola per sensibilizzare chi non lo è, perché noi qua a Gioco Forza ci sta chi già ha a cuore questo problema. Per cui se lei potesse, se lei vorrà nei giorni e nei mesi futuri trovare l'occasione per sensibilizzare verso questo argomento, per noi sarebbe in ogni momento una parola forte e autorevole al nostro fianco, e la ringraziamo. Grazie. Questa città, le ragioni della nostra battaglia che andiamo raccontando ormai da tanto tempo, e vogliamo che una voce autorevole come il vescovo della città di Avellino possa accompagnarci in questo nostro percorso, che è di battaglia ma è anche di costruzione di relazioni con istituzioni anche religiose. Anche perché bisogna fare ancora tanto per la valle. Bisogna fare tantissimo, perché le cose non migliorano come noi ci aspettavamo. Ci sono condizioni ancora difficili che vanno affrontate e risolte. Noi vediamo ancora tante resistenze in istituzioni importanti che dovrebbero rilasciare pareri, noi partecipando alle conferenze dei servizi queste cose le vediamo con i nostri occhi, pareri a volte molto sibillini, con un parere sostanzialmente favorevole, con tante prescrizioni come a lavarsi la coscienza, e poi le cose restano come erano. Intanto però questo viene giocato sulla pelle delle persone, perché aumentano anche le patologie. Purtroppo sì, abbiamo ragazzi con linfomi, abbiamo persone che non ci sono più, morte con sarcomi. Abbiamo patologie che, al di là degli atteggiamenti tranquillizzanti, che va tutto bene, per noi anche vivere continuamente come stiamo vivendo, con una puzza incredibile, per noi non va bene. Le cose vanno affrontate e risolte. Sua Eccellenza ha detto che potrebbe, insomma, il profitto delle industrie e la salvaguardia ambientale potrebbero, comunque non dovrebbero andare necessariamente in questa direzione. No. Perché l'Irpinia non si riesce a fare? Assolutamente no, perché l'Irpinia e Avellino in particolare è la città che ha tollerato l'isochimica. Quindi quell'esempio è là a dimostrarci che altre condizioni continuano a resistere, perché si fa finta di non vederle. Il vescovo si è mostrato sensibile, che cosa vi aspettate che faccia o che può fare? Ma innanzitutto noi l'abbiamo voluto incontrare per spiegare, per far capire che cos'è la Valle del Sabato, che cos'è questa parte del territorio, perché è da poco che sta in questa città, e perché lui possa pronunciare anche all'interno della Chiesa, non solo, parole di vicinanza rispetto ad una battaglia che è giusta, quella che stiamo facendo, una battaglia sacrosanta. E perché c'è stata una raccolta firme, quasi 5.000, ricordo bene, mi sembra, sì, di capire che le istituzioni che le hanno ricevute le abbiano ignorate alla fine. Sostanzialmente sì, nessuno ci ha invitato a parlarne. Noi, se non torneremo all'attacco
con richieste di essere ricevuti, probabilmente non accadrà nulla. Il Vescovo ha ricordato che opportunamente il problema non riguarda soltanto una porzione di questa valle che arriva fino a Monteforte, come avete descritto voi, e vi ha invitato anche a cercare una relazione con altre realtà. Sono sperimentazioni che si sono fatte per esempio in vista del referendum per le trivellazioni, in cui comitati impegnati su campi diversi ma sempre sul fronte ambientale hanno cercato di fare fronte comune. È possibile questo in un momento in cui sembra che il movimento dal basso da un lato è molto presente ma dall'altro resta tanto ancora inascoltato? Ma certo che è possibile, noi comunque lo facciamo, noi siamo, salviamo la Valle del Sabato, ma siamo contestualmente Laudato Si o le altre associazioni che stanno sul territorio, quindi voglio dire facciamo parte di Info Irpinia, facciamo parte di tutto quello che si muove dal basso e che ha lo scopo di spingere le istituzioni a fare il loro dovere, insomma.